Mi ha detto il bambino, aiutare, aiutarmi. Io subito con fastidio, anche il telefono, tutto quanto. Stiamo bene, però, bambina, bevuto acqua, però stanno bene. Lui, come tanti altri, giustamente vengono dal mare, quindi nel mare hanno vissuto dei traumi importanti che si portano dietro per tanto tempo. Domenica io andato al mare con bicicletta, lasciato la mia bicicletta sopra vicino al mare, andato per fare una passeggiata e ho visto un bambino dire aiutare. Io subito l'ho fatto e ho portato una sopra, poi l'altra, ho portato fuori. Poi è venuto la gente, tutti graziari. Poi il padre dopo 30 minuti è venuto, grazie, graziari, ecco. Mi ha detto il bambino, aiutarmi. Io subito con fastidio, anche il telefono, tutto quanto. Stiamo bene, però, bambina, bevuto acqua, però stanno bene. Omar è un ragazzo molto, molto buono, molto altruista, molto generoso, collaborativo. Lui partecipa veramente a tutte le attività che vengono svolte all'interno del centro. Lui, come tanti altri, giustamente vengono dal mare, quindi nel mare hanno vissuto dei traumi importanti che si portano dietro per tanto tempo. Ed ora il caso ha voluto che ha fatto un salvataggio proprio in mare, dove lui ha vissuto tante cose, tante esperienze brutte, in modo coraggioso perché non ha esitato un minuto a tuffarsi vestito, ha perso il telefono, insomma, quindi veramente è stata una cosa istintiva che ha fatto, ma non è venuta dal cuore, insomma. Io sono Gisiano, sono in Italia 2 anni, perché io vivo 5 anni in Libia, poi finito in Italia e c'è sempre guerra in Libia, con il barca, è male proprio, male. In Italia ho documenti perché 7 anni io non ho visto mia madre, non ho visto, è solo per questo. Vorresti rivedere mia madre. Sì, questo è l'importante, del mio fit.